Ciao, qui Alessio con l'altro, osteopata di OMF Fisioterapista, ti do il benvenuto all'interno di questo video. Oggi parliamo di TGO, o anche conosciuto come GOT, anzi per correttezza probabilmente lo conoscerai come GOT, ma nella mia formazione bernardiana è sempre stato chiamato TGO, tradotto in italiano trattamento generale osteopatico. Il trattamento generale osteopatico è uno strumento estremamente interessante quando parliamo di osteopatia strutturale, quindi resta fino alla fine di questo video in modo che potrò spiegarti le basi fondamentali del TGO. E se questo video ti sarà piaciuto ti invito a mettere un like al termine, è un strumento estremamente utile per noi per capire se questo tipo di video sono di vostro gradimento e quindi continuare a creare contenuto di questo genere. Di iscriverti al canale in modo tale che potrai essere aggiornato sulle nuove uscite di nuovi video e di mettere un commento al termine, in modo tale che qualora avessi qualche domanda da farmi potrò fare un video apposta nella sezione dedicata, nella playlist risposta alle vostre domande, in modo tale che andrò a fare un video di risposta. Ma cominciamo subito. Bene, cominciamo subito. TGO, trattamento generale osteopatico, è uno strumento estremamente importante, come ti ho detto precedentemente prima, è stato ideato da Wernham, uno dei padri dell'osteopatia, e è uno strumento importante perché? Perché svolge una duplice funzione, è un trattamento e al tempo stesso un test, cioè mentre io testo sto anche trattando. Devi sapere che per quanto riguarda la mia formazione, che vengo dalla scuola bernardiana, abbiamo messo qualche modifica, considera che Bernard è stato un allievo diretto di Wernham e quindi Bernard prese il TGO di Wernham e introdusse qualche modifica a questo tipo di lavoro. Il TGO, come ti ho detto, si svolge su tutto il corpo del paziente e che appunto si fa assumere diverse posizioni, sia in decubito laterale che prono e supino, e si vanno ad effettuare dei test, e ripeto al tempo stesso dei trattamenti, su tutte le piccole disfunzioni che andiamo a trovare sul paziente. Perché è uno strumento così importante? Proprio per l'origine della sua creazione, della sua ideazione. Wernham diceva uno dei pilastri dell'osteopatia è appunto cerchiamo di essere il più aspecifici possibili tranne nei casi in cui è strettamente necessario. Tradotto in una pratica, se avrò un paziente con una cervicobrachialgia magari non penserò a un problema di natura, non andrò a effettuare un TGO ma cercherò di essere il più specifico possibile perché so che una cervicobrachialgia biomeccanicamente sarà generata da un determinato tipo di problema, mentre nella maggior parte dei casi in cui potremo trovare delle lombalgie abbastanza specifiche, delle cervicalgie specifiche, potremo partire con uno strumento come il TGO che ci permetterà di creare un'idea globale di quello che è appunto tutta la componente strutturale del nostro paziente e andare, come detto, a lavorare tutte quelle piccole disfunzioni che troviamo. Alcune regole fondamentali sono per esempio quello delle 3 R, ritmo, routine e rotazione. Questo perché? Perché il TGO prevede un ritmo di esecuzione, prevede una routine, proprio perché tramite la ripetizione che si ottimizza l'esecuzione del nostro gesto tecnico, e la rotazione, perché la maggior parte delle tecniche che andiamo a effettuare sono tecniche di rotazione. E sempre per darti qualche informazione in più, altro concetto fondamentale quando eseguiamo un TGO è quello di attenzione, intenzione e presenza. L'attenzione vuol dire che pongo l'attenzione sui cambiamenti del tessuto del mio paziente, mentre vado ad eseguire il mio lavoro sono attento a quello che accade sotto le mie mani, quindi magari sento una zona di rigidità al lavoro e sono attento alle modifiche che sta ottenendo il mio paziente. Intenzione, l'intenzione è uno dei concetti fondamentali dell'osteopatia. L'intenzione ovviamente passa per lo studio, per la conoscenza anatomica, cioè io so quello che voglio fare e sto visualizzando nella mia mente quello che voglio ottenere. Quindi intenzione e visualizzazione sono due concetti che vanno molto a braccetto e quindi prevede, come detto, una conoscenza anatomica estremamente importante. L'ultimo dei punti è la presenza. Possiamo dire io faccio un TGO, ma un po' come tutte le tecniche, per carità, devo essere presente a quello che sto facendo, quindi sono concentrato nella situazione, sul mio paziente, sulla problematica, non sono distratto pensando ai miei fatti, ma sono presente appunto al paziente. Allora andiamo a vedere come poter eseguire un TGO. Il TGO è una tecnica estremamente lunga, considera che all'interno dei corsi, sia in osteopatia applicata che in osteopathic revolution, lo abbiamo diviso in moduli, quindi quando andiamo a fare il seminario di arto superiore abbiamo tutto il TGO dell'arto superiore, quando facciamo il seminario di colonna abbiamo il nostro TGO di colonna, quando facciamo il seminario
di arto inferiore abbiamo dei giochi di arto inferiore. Questo proprio perché, come detto, è una tecnica estremamente, estremamente complessa e lunga. Ti faccio vedere in questo video due o tre tecniche per iniziare ad approcciare e a capire cosa può essere appunto il Tijo e come svolgerlo. E proprio grazie anche alla sua non aggressività, passami il termine, che è una tecnica estremamente indicata per soggetti di qualsiasi età, sicuramente una tecnica che puoi fare anche su persone anziane, una tecnica che fa decadere tutte quelle che possono essere le controindicazioni che andiamo a trovare in altre sintomatologie o in altre problematiche in base all'età del nostro paziente. Faccio sdraiare il paziente pancia sotto e ti mostro, per cominciare, un TGO di colonna. TGO di colonna come si svolge? Faccio sdraiare il paziente sul lettino pancia sotto, chiedo di portare il braccio fuori dal mio lato, mentre chiedo di stendere lungo il corpo il lato controlaterale. Posso partire dalla zona lombare, andrò a fare un appoggio a livello del sacro e prenderò appoggio a livello delle spinose. Aspetta un momento, perché per spiegartelo ancora meglio voglio aiutarmi con la colonna, in modo tale che cercherò di spiegartelo nel migliore dei modi. Immaginiamo appunto la colonna della nostra paziente. Quello che andrò a fare è un appoggio a livello sacrale e con l'altra mano andrò a fare un appoggio a livello delle spinose. In questo modo io potrò testare dei movimenti. Ovviamente potrò fare tutti i test, potrò fare dei test sul side bending, sulle rotazioni, ci sono un TGO anche per le flessioni delle vertebre, ma in questo caso vi mostro come effettuare un test di rotazione. Andrò a appoggiare il mio dito sulla spinosa e andrò, tramite l'aiuto del mio corpo, a testare la mobilità di ogni singola vertebra. Appoggio sulla spinosa, appoggio e ruolo, appoggio e ruolo, appoggio e ruolo. Cosa faccio? Posso fare due cose: posso fissare la vertebra soprastante e testare il movimento di quella sottostante, quindi fisso questa e testo questa in relazione a questa, oppure posso soltanto sentire la mobilità di ogni singola vertebra. In qual modo lo farò? Nell'altro senso, quindi andando a appoggiare le dita in senso controlaterale e sentire il movimento da quest'altra parte. Cosa importantissima, non è la mia mano e il mio braccio che lavora, ma è il mio corpo che sposta il peso e trascina il sacro verso di me. Una volta fatto questo, vado a testare anche le vertebre dorsali. In questo caso mi aiuterò con l'arto superiore del paziente, lo andrò a prendere un appoggio, stessa cosa farò a livello delle dorsali, e andrò a testare la mobilità dorsale vertebrale. Un consiglio estremamente importante: il braccio dà un'indicazione fondamentale. Perché? Perché più le vertebre sono alte e più il braccio seguirà la linea vertebrale. Scendendo andrò ad aprire il braccio e quindi diciamo che una regola che puoi seguire è che la direzione del braccio ti indica più o meno il livello che andiamo a trattare. Quindi vediamolo sul paziente, faccio il mio ancoraggio a livello sacrale, prendo appoggio sulla spinosa e testo. Passo da quest'altra parte. Vedi come viene da sé, no? Dal fatto che mentre io sto testando, perché le mie mani ascoltano, sono intelligenti, stanno sentendo la mobilità, come i tessuti cambiano sotto le mie mani, ma viene da sé che a forza di fare questo movimento, nel mentre che io testo, sto trattando. Per quello attenzione è uno dei passaggi fondamentali: attenzione, intenzione, presenza, perché appena comincerò avrò una risposta. Dopo che l'avrò fatto qualche volta, sentirò che questo tessuto si è modificato. Stesso modo, andrò a prendere l'arto superiore e andrò a prendere appoggio. Questi sono solo due passaggi
della vastità del TGO. Il TGO prosegue con il lavoro cervicale, prosegue con il lavoro delle sacre iliache, prosegue con il lavoro dell'arto inferiore, dell'anca, del ginocchio, del piede, prosegue in decubito supino, prosegue sull'arto superiore. Ti ripeto, sappi che noi lo inseriamo all'interno dei nostri corsi di costumazione, osteopatia applicata e osteopathic revolution, all'interno del nostro programma, ma se vai a vedere sul web esistono dei corsi apposta di TGO, quindi per quello ti dico, è una cosa estremamente ampia, ho voluto darti però delle pillole che ti hanno permesso di capire perlomeno che cos'è, di che tipo di strumento stiamo parlando, quali sono le sue basi e un piccolo esempio di come si svolgerà un trattamento generale osteopatico. Spero che questo video ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare un like e di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle nuove uscite e non dimenticare di lasciare un commento. Ci vediamo al prossimo video, ciao!